Ciao, sono Adriana. Nido è un luogo, è uno spazio per le donne, è un posto dove si fanno tante attività, si sviluppa la propria creatività, facciamo passeggiate, stiamo insieme, si parla, si ride, ci si diverte, ci si prende cura di noi stesse, è una possibilità, è un luogo dove ci si abbraccia. Il nido è un dono. Il nido per me è sinonimo di protezione, di unione, di stare insieme in maniera molto solidale. Qui all'Ecomuseo è stato così, proprio io ho frequentato il corso di Pilates dove ho iniziato per gioco, per scherzo e veramente mi sono trovata bene con il gruppo, con le ragazze che fanno parte, che organizzano. Niente, che dire, mi sono trovata benissimo e lo rifarei altre tantissime volte. Infatti aspettiamo il prossimo anno per iniziare nuove organizzazioni e nuovi corsi. Il nido è cultura e creatività. E siamo un bellissimo gruppo, abbiamo lavorato bene e mi è servito tanto nella mia vita. Un percorso bello. Il nido è una scoperta di un ambiente che non conoscevo, un posto che non conoscevo. È cultura, è divertimento, diversivo, conoscere persone con le quali puoi condividere tante cose, tra le altre sono tutte donne come me e abbiamo tanti punti in comune, tante cose che ci fanno stare bene. Divertimento, non ci siamo mai annoiate da quando siamo arrivate qui, è una nuova scoperta anche nel conoscere nuove persone. Poi non parliamo di Adriana e Roberta che sono state per noi due guide fantastiche e le sentiamo come, cioè ci sentiamo in famiglia. Il nido per me è inteso proprio come quel senso di famiglia che intende quella cosa di calore, di accoglienza e appunto io venendo in questo spazio mi sono trovata accolta proprio come se avessi ritrovato una seconda famiglia, nonostante mi dispiace di non aver partecipato a tutti i progetti realizzati, però è stata una bellissima esperienza. E in questo gruppo ho avuto il ruolo dell'insegnante di danza e di Pilates. Per me questo gruppo nido è stato principalmente una grande fonte di gioia, è stato un lavoro lungo che non è cominciato quest'anno con Adriana e Roberta e pian piano si è creato un gruppo bellissimo. All'inizio abbiamo lavorato più sul potenziamento del corpo, molte di loro non hanno tempo per loro stesse e quindi ginnastica, imparare un po' come si muovono le articolazioni, proprio rendere di nuovo il corpo un luogo nostro. E poi pian piano è venuta la danza, sempre di più, questa danza che è un momento di liberazione individuale, ma anche di ritrovarsi in gruppo nel grande cerchio. E loro avevano paura di non sapere danzare, ma io adesso quando le guardo vedo una bellezza che mi commuove. Per me il nido è stato un posto meraviglioso, dove conoscere tante persone, ho legato molto con tante persone, siamo un bel gruppo, ringrazio Adriana e Roberta degli spazi che ci hanno dato, dei vari laboratori che abbiamo fatto, e soprattutto è un punto di ritrovo per me stessa, perché è un momento di stare con me stessa e con gli altri, dedicarmi a me stessa e alle altre persone. Ciao, sono Giusy. Per me Nido è un momento di svago e felicità ed è stato un momento di crescita e creatività. Sono felice di farne parte perché il nostro gruppo è veramente allegro e meraviglioso. Daniela, mi è piaciuto moltissimo frequentare questa associazione perché proprio mi ha dato il modo di stare con altre donne, comunicare, sorridere soprattutto
ed è stata un'esperienza bellissima, veramente. Spero che si ripeta di nuovo questa occasione, perché stare assieme tra donne è una cosa che è bella, vero? Sono Marzia, per me il nido è casa, dove si cresce condividendo senza dimenticare di essere bambini. Ciao, sono Roberta, per me nido è tenacia, forza, è un pensiero e soprattutto immaginazione. Ce lo siamo immaginati tante volte con Adriana e tutto lo staff dell'Ecomuseo come poteva essere questo nido. E inizialmente è stata solo una costruzione, oggi invece è una realtà che si costruisce piano piano ed è fatta di relazioni, di emozioni e soprattutto tanto amore da dedicare a se stessi, un tempo lento, come è lento la costruzione di un nido, che sia di un uccello, che sia di un'ape, che sia un nido di una famiglia. Ed è quello che oggi noi siamo diventati con questo gruppo di donne che frequenta il nostro Ecomuseo e lo arricchisce con le loro storie, le loro relazioni e tutto quello che significa per loro dedicarsi del tempo. Per me nido è stare bene insieme con le donne che ho conosciuto qui all'interno di questo bellissimo progetto, tanta solidarietà femminile e tanta cultura, nel senso di saperci scambiare qualcosa che qualcuno sa fare e un'altra no, ma che poi diventa un unico gomitolo e quindi tutte ci intrecciamo e siamo la nostra forza. Il nido spazio donne, appunto lo dice la parola stessa, mi ha dato tanto spazio alla mente, a ritrovarsi nel condividere con altre donne quello che so fare, quello che mi piace fare, è una bella esperienza. Il nido per me, un anno meraviglioso. Ho frequentato tante attività, ho imparato tante cose che io non conoscevo. Stare delle ore diverse, in compagnia, siamo stati in tanti, ci siamo voluti bene. Adriana, Roberta, sono delle ragazze meravigliose che ci hanno ospitato e ci hanno fatto sentire a casa nostra. Sono Carmen. Mi sono trovata in questo luogo che si chiama Nido Spazio Donne grazie a una mia amica. Per me questo è stato un luogo di nuove conoscenze e l'opportunità di dedicarmi dello spazio, perché spesso e volentieri non solo io, ma in genere tutte le donne ci mettiamo da parte per dare sempre spazio alla famiglia, al lavoro, ai figli, non pensiamo mai a noi stesse. E quindi per me questo è stato un luogo dove ho ritrovato anche me stessa. Ciao a tutti, io sono Anna, Nido Spazio Donne. È arrivato come un regalo per me. Praticamente mi sono ritagliata il martedì mattina per me. È stato bellissimo in tutto questo spazio ampio in cui tu puoi fare movimento e lo spirito si alza proprio dal cielo. C'è questo verde, c'è questo spazio bellissimo che è stato bellissimo, mi mancherà tanto. E voi ragazze tutti che ho conosciuto tramite questo progetto. Grazie. Ciao, sono Antonella. E all'interno di Nido ho curato il laboratorio di legatoria e serrazione. È stato un po' una sorpresa per me trovare un gruppo donne così variegato, così eterogeneo, ma anche molto molto affiatato. E si sono lasciate trasportare fin da subito e incontro dopo incontro abbiamo raccolto tutta una serie di materiali, immagini, segni, storie che poi abbiamo racchiuso all'interno di quello che è diventato un vero e proprio diario intimo e personale per ciascuna. E quindi sono molto contenta del risultato e dico che Nido è uno spazio prezioso. Ciao, mi chiamo Rose.
Per me il nido è stato un posto veramente fantastico, dove ho incontrato delle persone speciali. Ho imparato tante cose, abbiamo fatto delle passeggiate dove mentalmente ovviamente ci siamo svagati e siamo stati benissimo. Per me è come una famiglia.